Dolcezza, all'interno della ciotola della planetaria formiamo il lievitino con il latte tiepido, il lievito di birra e un cucchiaino di zucchero. Lasciamo riposare coperto a temperatura ambiente per almeno 10 minuti. Si deve formare una leggera schiumetta. Poi mettiamo la farina, azioniamo la planetaria a velocità 1 e inglobiamo un uovo alla volta. Inseriamo il successivo quando il precedente sarà ben inglobato all'impasto. Spegniamo un attimo e mettiamo anche lo zucchero e la scorza degli agrumi, quindi dell'arancia e del limone. Infine inglobiamo anche il burro a temperatura ambiente, poco per volta. Aggiungiamo infine anche i canditi e se ce l'hai anche l'uvetta, ma se tu la vuoi inserire ti basterà mollarla precedentemente in un pochettino d'acqua. Poi la strizzerai e la andrai ad inglobare all'impasto. Continuiamo a lavorare con la planetaria per 15-20 minuti in modo da ottenere un panetto liscio, elastico e ben incordato. Lo muoviamo leggermente così con le mani, visto che è bell'impasto, e lo mettiamo a lievitare nello stampo per panettone. Se non ce l'hai, utilizza una teglia, come nel mio caso. Utilizza una teglia dai bordi alti almeno 10 cm e di 20 cm di diametro. Verrà bene ugualmente. E lasciamolo lievitare fino al raddoppio a temperatura ambiente, coperto da asciugamani, pellicola trasparente. Insomma, deve essere a riparo da correnti d'aria. Un posto che io ti consiglio è il forno spento. E lo cuociamo nel forno preriscaldato a 180 gradi per circa un'ora.